Deciso. Si va in missione. Fa freddo, accidenti se fa freddo. Eppure sento una cosa che sale nel petto e mi scalda. L'adrenalina. Appena arriviamo davanti al palazzo dove è murata la pietra bianca in marmo di Carrara che fa una luce, ci scriviamo sopra lavori in corso con un pennello così spesso che non si legge più niente e siamo come inebriati, iniziamo a girare in tondo con le nostre biciclette, sembrava una danza tribale, papà e Gianfranco non la smettevano più di ridere, ridevo anch'io perché ero felice, orgogliosa e felice di quello che avevamo fatto, quella era la mia prima missione, poi via di nuovo di corsa, pedala, pedala con le biciclette al freddo verso casa. Appena arriviamo a casa, sono così emozionata che non riesco a dormire. Allora prendo il mio diario e ci scrivo sopra, con la matita più spessa che ho, lavori in corso. E poi io odio la guerra, odio la violenza, odio le ingiustizie e odio e odierò sempre tutto ciò che colpisce la dignità della persona umana. Partigiani. Che bella parola, partigiani. Gli irrequieti combattenti sulle montagne, nei boschi, in città a formare brigate e divisioni. Partigiani, che bella parola. Diversi per ceto sociale, per fede politica o religiosa, ma fratelli nel nome dell'Italia. Partigiani, che bella parola. E c'eravamo anche noi donne. C'ero anch'io. Il mio nome di battaglia era Chicchi e andavo in bicicletta. Facevo tutto ciò che era necessario, portavo medicine, cibo, messaggi. Facevo la staffetta, ma non era soltanto questo. Anche noi donne facevamo la guerra. Al fianco degli uomini, come gli uomini, armate dello stesso coraggio, correndo gli stessi pericoli, guardando allo stesso sogno di liberazione. Che partigiano una volta nella vita e partigiano per sempre. Pedala, pedala, pedala. Li vedo i tedeschi laggiù, mi vedono, si avvicinano, urlano, mi tirano su, mi spingono, mi trascinano dentro un autocarro. Arrivati al comando ci sono anche 3 camicie nere. Io abbozzo un sorriso, sorrido, è quello che ho imparato a fare. Loro spignazzano come 3 corvi. Mi torturano. Per tutta la notte. Mi spaccano i denti. Sento il sangue che scivola sul collo. Sento un occhio che pulsa per i colpi, non vedo più niente. Continuo a negare. Penso al mio Gianfranco. Sento come un asse sbattuto in faccia. Continuo a negare. Sento un calcio a un rene. Continuo a negare. Un altro calcio. Continuo a negare. Resistere. 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 E poi lì. Sento, mi toccano ovunque, sono dentro di me, uno dopo l'altro. Il tempo sa essere eterno e non mi lascia morire. Eravamo in 2, ai 2 capi della galleria, con gli esplosivi, le micce e un segnale preciso per innescare. Ti conosco. Sei Dante?
Dante era un ragazzino di 16 anni appena. «Ciao, Chicchi! A te la paura ti spiccia casa, è vero?» Ci siamo messi a ridere e faceva eco nella galleria. «Di un po', Bischero! Manca nulla a te?» «No, nulla, a parte un bel bacio della Chicchi con tutto il rossetto!» «E va bene, Bischero! Dopo la guerra ti bacerò con tutto il rossetto!» E abbiamo innescato, io in testa e lui in coda ai vagoni. E allora via, di nuovo, pedala, pedala, veloce, più veloce che puoi, pedala, non ti voltare indietro, forza, forza, pedala, forza, fai girare questi piedi, non ti voltare indietro, prima che esploda. La bicicletta di Dante è rimasta incastrata, Dante suda, piange, prova a smuoverla, ma non ce la fa, forza Dante, forza, vattene Chicchi, vattene! Forza Dante, smuovila! Ma Dante allora decide e la lascia lì e inizia a correre. Corre Dante con i piedi che si staccano in volo. Vattene Chicchi, vattene! Li sento i suoi passi che si allontanano verso galleria, ma correre non è come pedalare. Così se n'è volato Dante con la sua bicicletta e con il mio bacio. Fermarci, dobbiamo cercare feriti da salvare. Siamo finiti all'inferno. Gli spari arrivano da ogni angolo, sono i cecchini appostati. Corriamo come pazzi per schivare gli spari, non possiamo smettere di pedalare. Appena sentiamo qualcuno ancora vivo, ci fermiamo, lo trasciniamo in un portone, lo curiamo un po' e poi di nuovo via, pedala. Pedala, non ti voltare, pedala. Se vediamo qualcuno scappare, gli diamo un'arma, gli diciamo devi sparare. E poi via, di nuovo, pedala, pedala, pedala. Avevamo perso la cognizione del tempo, erano giorni che andavamo avanti così. Avevamo fame, avevamo sete, eravamo stremati, eravamo davvero finiti all'inferno. Guerriglia, bombe, guerriglia. Bombe, guerriglia, bombe, guerriglia. E la campana della Martinella. Quella del Bargello. La città è chiamata alle armi. Fu un bagno di sangue che non finiva più. Ecco le 21 donne elette a suffragio universale per la prima volta in Italia. Le donne entrate nell'assemblea che avrebbe dato vita alla Costituzione della neonata Repubblica Italiana. Le 21 madri costituenti. Adele Bei, Bianca Bianchi, Laura Bianchini, Elisabetta Conci, Filomena Delli Castelli, Maria De Unterlichter, Maria Federici, Nadia Gallico, Angela Gotelli, Angela Maria Guidi, Leonilde Iotti, Angelina Merlin, Angela Minella, Rita Montagnana, Maria Nicotra, Teresa Noce, Ottavia Penna, Elettra Pollastrini, Maria Maddalena Rossi, Vittoria Tito Manlio, Teresa Mattei.